attraversano, varcano completamente la sfera del fuoco e di qui, indi, si dirigono verso il regno della luna. Vedono, veggon, che per la maggior parte quel luogo è come un acciaio, acciar, senza alcuna macchia, e trovano che è uguale o poco più piccolo, minor poco, di quanto è contenuto, si raduna, in questo globo della Terra, posto al fondo ultimo dell'universo, compreso il mare che lo circonda e racchiude, serra. E qui Astolfo si meravigliò due volte, doppia maraviglia, che quella regione, la luna, da vicino, appresso, fosse tanto grande, la quale invece assomiglia a un piccolo tondo a noi che la guardiamo, Miriam, da queste parti, da queste bande, dalla terra, e che egli sia costretto, conviengli, ad aguzzare entrambi gli occhi, ambe le ciglia, se da qui, dalla luna, vuole distinguere, discerner la terra e il mare che la circonda, perché, dal momento che la luna non ha luce propria, la loro, cioè l'immagine della terra e del mare, arriva poco lontano. Là vi sono altri fiumi, altri laghi, altre campagne, diverse da quelle nostre, diverse pianure, diverse vallate, diverse montagne che hanno città e hanno castelli loro propri, con case così grandi, magne, che mai il paladino le vide così, né prima né dopo. E vi si trovano larghe e solitarie selve, dove le ninfe cacciano di continuo le belve. Astolfo non si fermò a esplorare, ricercare tutto, perché non era salito lì con quell'intenzione. A quello effetto, dall'apostolo Giovanni fu condotto in una valle stretta tra due montagne, dove miracolosamente era raccolto, ridotto, ciò che viene smarrito o per nostre mancanze, o per colpa del tempo, o della sorte. Ciò che qui si perde, si raduna, si raguna là.